Lie Tzu, il simbolo del cielo. Quel che governa la vita non vive, quel che governa le trasformazioni non si trasforma. Quel che non vive può far vivere ciò che vive, quel che non si trasforma può far trasformare ciò che si trasforma. Ciò che vive non può non vivere, ciò che si trasforma non può non trasformarsi. Di qui l'eterno vivere ed eterno trasformarsi. Eterno vivere ed eterno trasformarsi significa vivere sempre e sempre trasformarsi, al pari dello yin e dello yang, al pari delle quattro stagioni. Quel che non vive è immobile e solitario. Quel che non si trasforma va e viene. Le successioni di quel che va e viene sono interminabili. Le vie di quel che è immobile e solitario sono inesauribili. Quel che fa vivere le creature non vive. Quel che fa trasformare le creature non si trasforma. Vita e trasformazione, forma e colore, sapienza e forza, flusso e riflusso, sono spontanei. Chiamare quello vita e trasformazione, forma e colore, sapienza e forza, flusso e riflusso, è errato. Anticamente gli uomini santi vedevano nello yin e nello yang i regolatori del cielo e della terra. Se ciò che ha forma prende vita da quel che non ha forma, da dove hanno preso vita il cielo e la terra? Io dico, vi fu il grande indistinto, il grande primordio, il grande inizio, la grande semplicità. Il grande indistinto si ebbe quando ancora non era apparso il Ci. Il grande primordio fu il cominciamento del Ci. Il grande inizio fu il cominciamento delle forme. La grande semplicità fu il cominciamento delle qualità naturali. Il Ci, le forme e le qualità naturali erano riunite e non ancora separate. Di qui il nome di caos. Caos significa che le creature sono commiste e indifferenziate, non ancora divise l'una dall'altra. A guardarlo non lo vedi, ad ascoltarlo non l'odi, ad afferrarlo non lo prendi. Perciò si chiama indistinto. Nell'indistinto non vi sono forme né delimitazioni. L'indistinto si evolse e divenne l'uno. L'uno si evolse e divenne il sette. Il sette si evolse e divenne il nove. L'evoluzione in nove è finale, poiché evolvendosi ancora diviene l'uno. L'uno fu l'inizio dell'evoluzione delle forme. In alto ciò che è puro e leggero formò il cielo. In basso ciò che è impuro e pesante formò la terra. In mezzo il Ci armonioso formò l'uomo. Perciò il cielo e la terra contengono l'essenza e le 10.000 creature vengono alla vita per trasformazione. Perciò, se c'è la vita, c'è chi dà vita alla vita. Se c'è la forma, c'è chi dà forma alla forma. Se c'è il suono, c'è chi dà suono al suono. Se c'è il colore, c'è chi dà colore al colore. Se c'è il sapore, c'è chi dà sapore al sapore. La vita a cui è stata data vita è mortale, ma quello che dà vita alla vita non ha mai fine. La forma a cui è stata data forma è sostanziale, ma quello che dà forma alla forma non ha mai avuto esistenza. Il suono a cui è stato dato suono è udibile, ma quello che dà suono al suono non si è mai manifestato. Il colore a cui è stato dato colore è appariscente, ma quello che dà colore al colore non si è mai reso evidente. Il sapore a cui è stato dato sapore è saporito, ma quello che dà sapore al sapore non si è mai rivelato. Tutte queste cose attengono al non agire. Esso può essere yin e yang, molle e duro,
corto e lungo, rotondo e quadrato, vita e morte, caldo e freddo, leggero e pesante, apparente e inapparente, nero e giallo, dolce e amaro, fetido e olezzante. Non ha sapienza né capacità, ma non v'è alcunché che non conosca e di cui non sia capace.